Per Cuore Giallo Blu abbiamo la fortuna, e qua ti approfittiamo anche della sua disponibilità, di parlare con Meo Sacchetti, finalmente ritornato a Torino, dove a Torino ha scritto pagine importanti sia da giocatore sia da allenatore, dove ha iniziato anche i suoi primi passi a fare questa nuova carriera che sta portando a ottimi risultati, l'ultimo proprio pochissimi giorni fa. Ma sicuramente Torino è stata una parte importante, ho iniziato a giocare ad alto livello ad Asti, poi sono ritornato a Torino, ho avuto una parentesi a Bologna, poi però la mia carriera è cominciata in un altro modo, con Gamba Torino, poi le Olimpiadi, i campionati con la nazionale, ed è stata una parte importante. E sotto l'aspetto allenatore, dicevo prima, ho iniziato come terzo allenatore con Dan e poi con Guerrieri, perciò mi sono fatto tutte le mie trafile, e poi adagio ho avuto l'occasione di allenare in Serie A, e perciò adesso prendiamo un po' il frutto di tutto quello che è passato. Sicuramente Torino è una piazza particolare, perché è una piazza che abbiamo provato anche noi, che quando si trasmette un po' il sacro fuoco la gente fa botte per entrare, mi ricordo proprio dei palazzetti pieni. Penso che ci voglia anche questo, penso che la squadra sia un'ottima squadra, se riescono a stare un pochettino più assieme come persone, e tolgono un pochettino l'ego proprio e giocano un pochettino più di squadra, hanno tutte le potenzialità per andare avanti. Da un grande allenatore lo prendiamo come buon augurio. Mi piace ricordare, essendo noi sviluppiamo più la palestra regionale, che anche a Castelletto Ticino è scritto pagine molto importanti, un paio di vittorie, poi se non ricordo male Fabriano vado a braccio, dove si è portato Passera dietro il primo anno e poi da lì un crescendo. Ma un crescendo, poi sono state anche delle cose negative, però sono servite. In tutti i posti che sono andati, nel bene e nel male, ho ottenuto qualcosa di buono che poi serve nel proseguo della carriera, ma più che altro come persona. Questo, ho dei ricordi importanti anche in posti di pallacanestro che non ho fatto bene. La partita del 25 è a scopo benefico, due associazioni importanti, quella di Massimo Mauro per la SLA e di Marco Berri, progetto Somalia in questo caso in primo piano, quindi importante esserci, partita del 25, importante vedere i campioni vincenti della Coppa Italia a Torino, confrontarsi contro Torino che è a Coppa Italia c'è appena uscita, se no poteva essere un bello scontro tra i due, una super specie di Supercoppa. Però parliamo un pochino di pallacanestro. Sassari adesso ha dato un segnale forte anche per quanto riguarda il campionato. Possiamo dire che Sassari a questo punto ci potrebbe anche provare a sparare al bersaglio grosso? Ma allora, questo è logico, che poi arrivando, battendo Milano che è la favorita, giocando anche delle buone partite di finali, si fa sempre 2 più 2 su 4, ma io in questo gioco non ci casco, perché so che adesso pensiamo di essere qualificati per i playoff, però sappiamo che ogni turno sarà una battaglia, perché ci sono squadre di alto livello dentro, perciò non sarà facile sicuramente, però come ho detto prima bisogna arrivare a prendere le occasioni, bisogna arrivare in un momento psicofisico importante per giocare in questo mese l'eventualmente arrivo alla finale. Sassari ha dimostrato di poter battere Milano in uno scontro diretto, però i playoff sono diversi, le serie sono diverse, soprattutto quelle a più partite. Cosa cambia tatticamente, al di là del fatto delle battute scontate tipo la rosa più lunga o questi discorsi qua, cosa cambia a livello mentale affrontare una serie impegnativa a così stretto giro di giorni? Io penso che sia importante cancellare subito le cose positive o le cose negative della partita, perché si gioca ogni due giorni, bisogna avere la mente fresca sotto questo aspetto, sia nel positivo non dare per scontato che se per caso si vince di 20 punti la partita dopo sia facile, e la stessa cosa se per caso uno va incontro a una sconfitta, cambiare mentalità sotto. Questa è la cosa più importante sotto l'aspetto mentale, perché per giocare i playoff ci vuole una durezza mentale particolare. L'ultimissima, poi lo mandiamo a mangiare, sennò ci scappa tutto. Torino, se da osservatore esterno, è una squadra sicuramente fatta con ottimi nomi, non sta facendo forse benissimo secondo le attese la regular season, può trasformarsi da brutta natroccolo a principe nei playoff? Ma io ne ho viste parecchie di squadre con giocatori potenzialmente importanti che poi
mancava un qualche cosina per arrivare, ma io penso che poi come si avvicinano le partite importanti, avendo a che fare con persone che hanno uno scopo primario, perché lo scopo primario poi di un giocatore è di fare un gruppo, una squadra e vincere, penso che si possa tirare fuori qualcosa, e l'importante è che si possa concedere qualcosa dal proprio ego per il bene della squadra. Questa è la cosa importante per fare una squadra vincente. Da un tifoso Auxilium da bambino, una grande emozione e il piacere di poter scambiare due veloci parole con Meo Sacchetti. Grazie. Ciao, ciao.